Il 12 dicembre dove ci saranno tante vertenze. Sì, ci saranno tante vertenze, ed innanzitutto la difesa dei diritti dei lavoratori. Bisogna dire con fermezza che è un'idea folle e devo dire anche stravagante pensare che si possa ottenere più occupazione licenziando più facilmente le persone. È una contraddizione in termini, è un'idea folle ed è una ricetta vecchia che invece di risolvere i problemi del nostro paese ed in particolare del Mezzogiorno ci ha regalato milioni e milioni di disoccupati. Il segretario Di Serio ha parlato anche di legalità, di una problematica che persiste sul territorio purtroppo. La criminalità produce un danno nel Mezzogiorno di 60 miliardi di euro. Quanti posti di lavoro si potrebbero creare? Per combattere la criminalità noi abbiamo bisogno di almeno di tre elementi. Abbiamo bisogno di un presidio del territorio e questo si fa non riducendo le risorse alle forze dell'ordine o eliminando i commissari di polizia, i commissariati di polizia. Abbiamo bisogno di lavoro perché dobbiamo emancipare le persone, perché il lavoro non è soltanto un dato economico e abbiamo più bisogno di attenzione al Mezzogiorno. Chi potrà mai investire in un'area nella quale il giorno dopo ti bussano la porta e vogliono la tangente? Questo è il problema molto serio. L'altro problema è che la criminalità organizzata rischia di scalare le nostre aziende. In una fase nella quale la liquidità non c'è più, l'unica organizzazione ad avere liquidità è la criminalità organizzata, che si fa imprenditrice, scala le nostre aziende e costruisce un'economia che è un'economia criminale e non è un'economia legale. L'ultima vertenza che diciamo finisce male è quella del parco scientifico tecnologico, dove si fa un danno probabilmente anche a quella che è l'innovazione. Una struttura che doveva essere una struttura di eccellenza rischia di finire definitivamente nella chiusura come tante altre aziende e lì mi sembra anche emblematico perché abbiamo alte professionalità, abbiamo un settore di investimento che è l'innovazione, che è la ricerca, che è di raccordo con l'università, che dovrebbe essere la priorità per lo sviluppo di un territorio. Purtroppo in questo non c'è molta sensibilità e quindi anche questa azienda va in crisi. Ribadisco l'importanza dell'appuntamento del 12 dicembre dove si riuniranno tante vertenze che rappresentano un'unica grande problematica. Quella del lavoro ovviamente. Sì, purtroppo le vertenze che caratterizzano ogni territorio qui da noi saranno portate tutte nelle piazze di tutte le regioni o province italiane e verrà sottolineato appunto che l'emergenza del paese è il lavoro. Intorno al lavoro noi possiamo costruire in prospettiva il nostro paese, ridare un'identità al nostro paese, cosa che ora manca, e soprattutto dare tanta fiducia ai giovani che non credono, vanno via e quei pochi che restano si accontentano di un lavoro, quello che trovano. Io non mi meraviglio che preferiscano comprare lo smartphone anziché guardare più avanti nella costruzione di una dimensione di vita che passi per un'autonomia, vivere da soli, la famiglia e così via. L'ultimo colpo al mondo del lavoro e anche al mondo dell'innovazione sembra quello che è stato dato al Parco Scientifico Tecnologico. Sì, io perché il valore del Parco Scientifico e Tecnologico, al di là dei 19 lavoratori che ora sono licenziati ed escono da quel circuito lavorativo, e che sono lavoratori che lavoravano per creare possibilità di lavoro e quindi far crescere l'economia del nostro paese, questo che hanno fatto negli anni. Hanno fatto partire aziende che ora sono sul mercato, sono competitive e quindi questo percorso che loro hanno fatto di progettazione e accompagnamento muore in quel momento e non c'è quindi un'idea di prospettiva. Quelli sono l'immagine di una mancanza di prospettiva nella nostra provincia, ma in generale è la mancanza di prospettiva dei governi di questo paese a livello centrale e regionale scendendo poi giù. Allora, un incontro quello di oggi che presenta quello che sarà la giornata del 12 dicembre. Sì, oggi con una grande partecipazione di delegati, delle aziende in crisi, delle aziende che lottano ogni giorno per mantenere il proprio presidio industriale, oltre ovviamente i lavoratori precari e i lavoratori del pubblico impiego che da oltre 7 anni non hanno il rinnovo del proprio contratto, un diritto essenziale, soprattutto di persone che spesso si fanno carico di garantire un servizio ai cittadini, parliamo di servizi essenziali, penso appunto alla sanità,
alla scuola, alla giustizia, all'amministrazione. Noi, ahimè, soltanto CGL e UIL, ma ci aspettiamo che la stessa CISL, che continua anche lei, nonostante gli sforzi, a vedere nelle risposte del governo delle grandi insufficienze, ma soprattutto da parte di questo governo, ancora ieri con l'approvazione della Job Act, e siamo alla quinta riforma degli strumenti del mercato del lavoro, in un paese in cui non cresce, ma aumenta, anzi, la povertà, aumentano i disoccupati. Poi facciamo anche bene a fare questi giochi magici, a vedere che comunque c'è stato un aumento a fronte di oltre 3 milioni di posti di lavoro che abbiamo perso durante quest'ultima crisi, che sono aumentati di 120 mila posti di lavoro. Però dovremmo anche andare a vedere, intanto è una goccia in un mare. Il Premier Renzi dice comunque un segnale positivo, indubbiamente noi li vogliamo anche vedere, ma quando sono effettivamente positivi? Ma quando questi 120 mila posti di lavoro su base nazionale, che significa nel sud soltanto aumento di disoccupazione, nel sud non c'è un solo aumento di questi posti di lavoro, se non lavori, questi 120.000 sono gran parte contratti a termine, spesso contratti anche di una sola giornata, lavori precari, allora di quale nuova occupazione stiamo parlando? Tant'è che la stessa Istat ci dice un aumento di 120.000 posti di lavoro, ma dall'altro lato un aumento esponenziale di disoccupati giovanili. Di fatto di giovani dai 14 ai 29 anni. Allora noi abbiamo bisogno non solo delle belle parole che affascina questo presidente, forse più anche del patron dei media, che era Berlusconi, essendo anche più giovane, c'ha una capacità, voglio dire, no, di presentare le cose anche facendoci vedere quelle cose come se fossero reali. Cioè, quando lui racconta che con il Job Act da domani in poi avremo la possibilità a un giovane di occupato, quindi immaginiamo il giovane disoccupato del mezzogiorno che si troverà di fronte, sarà chiamato uno dai centri dell'impiego. Io sfido dove ci sono i centri dell'impiego che funzionano, tra l'altro che hanno dipendenti nel centro dell'impiego che rappresentano neanche una percentuale, voglio dire, meno di un terzo di quello che esistono i dipendenti dei centri dell'impiego della Germania, della Francia, di questa Europa che lui tiene come riferimento. Ma immaginiamo domani questo giovane che viene chiamato dal centro dell'impiego e dice: oh cavolo, sei disoccupato? Dove vorresti andare a lavorare? In questa azienda o in quell'altra azienda? Se non riesci, noi comunque ti sosteniamo. Ma con quali soldi? Togliendo la cassa integrazione, che sono risorse dei lavoratori e delle aziende che abbiamo conquistato con grande fatica, la togliamo a questi lavoratori che rischiano di perdere il posto di lavoro, per dare con quella cifra, spalmarla, no? Dando poco a tutti. Quindi a una povertà che già aumentato, aumenterà ancora di più. Allora basta con le parole, basta con questo fascino, poiché i cittadini, i lavoratori di sicuro, perché lo vivono sulla propria pelle, sanno quanto sono soltanto chiacchiere, alcune delle quali anche interessanti. Occorre prendere delle decisioni che mettono effettivamente il lavoro al centro dell'attenzione, sottrarre le risorse alla corruzione che paghiamo noi, e Roma ne è un esempio, ma prima di Roma ricordiamo c'è stato il MOSE, c'è stato Expo a Milano, no? Voglio dire, allora utilizzare le risorse e il governo con le leggi e con i controlli non sui lavoratori, i controlli su questi mafiosi, su questa corruzione che vede il malaffare e la politica insieme, usare questo, perché i fondi devono essere utilizzati per sostenere le imprese che abbiamo, per stabilizzare i precari, per far nascere nuove imprese, perché il lavoro si crea con il lavoro, con le attività produttive, non precarizzando, non togliendo i diritti. Questa è la cosa di fondo per cui il 12 lo grideremo con forza, ma credo, e già in queste ore si vede, il governo si rende conto di come troppe bugie alla fine, insomma, fanno scoppiare questo vaso che è sempre più un vaso di Pandora.